Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Anche il vice premier Luigi Di Maio chiede che venga revocato l'accordo per la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo del distretto ceramico. Il Ministero dello Sviluppo Economico esprime la propria contrarietà dopo il no della Regione, che a settembre si era opposta al rilascio di ulteriori permessi per le trivellazioni. Si è tenuta allo Sporting Club la cena di presentazione delle attività per il nuovo anno del Lions Club Sassuolo. Ecco le parole del neopresidente Luca Ruini. Presidente, una serata nella quale c'è anche un po' di emozione perché è la prima di un'annata che si preannuncia molto attiva. Proprio così, ricoprire il ruolo di presidente è un ruolo che mette i brividi, soprattutto se si va a leggere negli anni, negli ultimi nostri 62 anni che abbiamo già trascorso come Lions Sassuolo, le persone che hanno ricoperto il ruolo di presidente. Solo per citarne uno, il compianto Antonio Camellini, che ha fatto tantissimo per Sassuolo, ha ricoperto questo ruolo, quindi già io trovarmi in questa situazione per me è un onore. Un programma che è un mix tra continuità ma anche qualcosa di nuovo che vuoi fare? È proprio così, sfruttando tra virgolette chiaramente le mie competenze con il mestiere che faccio, cerco, diciamo così, di vedere appena un po' più in là rispetto a quello che è la normalità, e quindi quello che si vorrebbe, diciamo così, instaurare in questo anno leonistico è cercare di portare un tema che ha due aspetti: uno è l'innovazione e uno è i giovani, cioè poter dare ai giovani una visione di un futuro che per loro in questo momento sembra tutto scuro, senza prospettive. In realtà ci sono tantissime belle cose che ci aspettano e li aspettano, e questo potrebbe essere un bellissimo indirizzo sia per i loro studi sia per il loro lavoro. I giovani hanno bisogno solo di essere stimolati, lo diceva anche Don Giovanni, che è stato ospite vostro, e stimolare i giovani direttamente nei loro interessi, partendo dalla scuola. Proprio così, infatti stiamo cercando di collaborare con le scuole per organizzare un evento che possa raggruppare il maggior numero di ragazzi, soprattutto il quarta e quinta superiore, che è nel momento più critico anche per le loro scelte future, su diversi temi che possono toccare diverse sfere. Faccio una situazione, per esempio l'ambiente. Noi abbiamo una problematica che è che c'è una sovrappopolazione a livello mondiale che sta distruggendo risorse. Ecco, ci sono indirizzi sia di lavoro che di studi che fanno questo tipo di situazione, oppure la problematica della carenza delle acque, la carenza dell'energia, se vogliamo rimanere nell'ottica dell'ambiente. Viceversa, invece, se volessimo arrivare a una tematica un po' più vicina al nostro territorio, è la situazione informatica. Possiamo declinarla sulla sicurezza informatica, possiamo declinarla anche per quello che è la digitalizzazione, oppure, perché no, anche la robotizzazione, su diversi tipi di livelli. Infine, un altro aspetto è sempre anche quello della salute. Noi abbiamo una problematica relativa alla nutrizione, una problematica relativa all'inquinamento, ma abbiamo anche le problematiche molto più evolute che la gente non pensa. Vi faccio un esempio: la diagnostica utilizzando l'intelligenza artificiale già esiste. Viabilità modificata domani in via Menotti. Dalle 15 alle 20:30 verranno recuperate le attività a cura di Proloco, annullate lo scorso sabato a causa del maltempo. Pertanto è stato disposto il divieto di transito e di sosta. Ed ora passiamo allo sport. Domenica alle 12:30 allo Stadio Ricci il Sassuolo Calcio Femminile, allenato da mister Piovani, affronterà il Milan. La partita d'ingresso libero e verrà trasmessa anche su Sky. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a lunedì. Buona serata!
A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.